Cosa c'è da sapere del centro storico di Crotone tramite questa ricca storiografia e cartografia? Noi cerchiamo di risalire dai tempi più antichi ad oggi, attraverso tutte le trasformazioni che ha avuto il centro storico. Il centro storico che durante i secoli si sono evoluti, ha trasformato la sua struttura urbana, ha avuto varie vicissitudini sia di fortificazioni sia anche di abitato. Quindi noi cercheremo appunto di avere tutta questa visione delle trasformazioni per capire meglio appunto come anche operare nel centro storico attraverso i vari monumenti e varie strutture che esistono e vedere quando appunto sono state create, quando sono state istituite e le loro evoluzioni. Come si è trasformato a tal proposito il centro storico di Crotone? Il centro storico di Crotone bisogna partire dall'Acropoli, dalla vecchia Acropoli greca e poi nel Medioevo ha avuto una struttura ristretta per poi passare nell'età aragonese a un'altra struttura prendendo dentro anche aree che prima erano fuori, tipo la pescheria, tipo la Giudecca, queste cose qui. Questo dipende appunto dall'evoluzione degli avvenimenti storici che sono succeduti durante i secoli e quindi soprattutto il periodo normanno, il periodo svevo, il periodo aragonese, questi sono stati, e poi soprattutto l'ultima grande intervento che è stato al tempo del viceregno, al tempo di Carlo V. Le pongo questa domanda, camminando nel centro storico di Crotone, quanta storia si può leggere e invece quanta storia è nascosta ancora? È nascosto quasi tutto, perché quelli che hanno operato finora nel centro storico non hanno tenuto conto degli elementi storici e delle trasformazioni che ha avuto appunto l'abitato. È chiaro che facendo interventi tipo trasformando la toponomastica oppure distruggendo alcune parti del centro storico sono andate perse tante cose. Quindi bisogna a un certo momento cercare di recuperare tutte queste cose. Ad esempio il quartiere ebraico che funzione aveva a Crotone? Allora il quartiere ebraico era vicino al porto, all'antico porto di Crotone ed è rimasto, era molto vasto ed è rimasto attivo grosso modo fino al periodo del viceregno quando poi sono stati espulsi gli ebrei. Però loro hanno continuato a vivere, quindi a rimanere, insomma, solo che poi non si è più chiamato Giudecca. E la Giudecca poi viene fuori solamente da atti notarili del 600, insomma del 500, del 600. Una parte di storia della nostra città che conserva tante chiese, talune anche chiuse, sconsacrate. Beh, le chiese erano moltissime nel periodo del Medioevo. Quelle che sono rimaste bisogna vedere, perché sono alcune che hanno un certo tipo di riferimento, tipo le parrocchiali. Altre che hanno tipo di riferimento tipo le congregazioni, quindi sono chiese diverse a secondo di congregazioni, chiese di conventi, chiese di parrocchiali e cappelle private. Quindi c'è tutta una serie di insieme di cose, cioè le chiese sono diverse una dall'altra, quindi bisogna conoscere la loro storia. Qual è il futuro secondo lei del centro storico di Crotone? Beh, dipende dagli interventi che si faranno, se saranno tenendo conto delle sue caratteristiche. E finora non ci sono stati interventi seri, insomma, che hanno recuperato niente, insomma, anzi, non hanno recuperato assolutamente nulla, no, non c'è stata una direzione, una conoscenza soprattutto della struttura urbana del centro storico.